visita nel sud del Libano dell'ammiraglio Binelli Mantelli al contingente italiano è anche un'occasione per lanciare un appello all'Europa per un maggiore impegno per stabilizzare il Nord Africa. Sentiamo il servizio di Pierangelo Maurizio. Nella polveriera del Nord Africa l'Europa dovrebbe impegnarsi di più per prevenire le minacce che ha sulla porta di casa. Abbiamo sempre sostenuto, in vista del prossimo Consiglio di dicembre e della presidenza italiana, la necessità che l'Europa faccia di più nel campo civile e militare per la stabilizzazione. Per l'appello all'Unione Europea, l'ammiraglio Binelli Mantelli sceglie la visita a Shama, sud del Libano, durante il passaggio del comando del contingente italiano tra la brigata Pozzuolo del Friuli e i granatieri di Sardegna. L'intervento dell'Europa e dell'Italia nelle aree di crisi dovrebbe concentrarsi su un'opera di addestramento e supporto delle forze militari e di sicurezza locali, già avviata anche in Libia e in Somalia. È la NATO stessa che chiede maggior supporto ai paesi europei e se lo vogliamo dare con minori spese e con maggior coordinamento lo dobbiamo fare nel contesto europeo. E chiede più Europa anche nella missione Mare Nostrum, la prima linea per affrontare la tragedia dei migranti che ha le sue origini nelle guerre e nell'instabilità dell'area medio orientale. Siamo alla frontiera dell'Europa, la questione degli immigrati non è un problema italiano, è un problema europeo. In Libano, dove la presenza degli italiani prosegue dal 79 e la missione UNIFIL è decisiva, si vive un equilibrio sul filo del rasoio. Gli scontri cerchiamo di farli evitare, un'attività di prevenzione, quella che fa UNIFIL oggi, è quella di interporsi fra le due controparti, quando le due controparti possono avere qualche motivo, qualche non capirsi e quindi percepire l'avversario come un'attività di aggressione, quindi noi ci schieriamo in mezzo in maniera da evitare.